Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti, ciao Davide. Ciao Laura, benvenuta. Benvenuti cari amici, oggi noi qui a presentare un'altra canzone dell'Eurovision. E quindi siamo a Laura in... Polonia! Andiamo in Polonia, proprio ieri ha presentato Luna, questa artista, la canzone The Tower, che appunto che significa torre, la torre, che è una canzone che è stata scelta appunto dalla Polonia per rappresentare l'Eurovision. Il video della canzone è un tema scacchistico con mosse di apertura come l'apertura del bid della difesa polacca, quindi una sorta di come posso dire, una sorta di gioco di scacchi, no? La cui vero nome è Aleksandra, quindi lei si chiama Aleksandra, è una studentessa di arti liberali all'Università di Varsavia, è una talentuosa cantautrice, compositrice e musicista, quindi diciamo abbastanza preparata. Ha ottenuto successo nell'industria musicale polacca e internazionale. La Polonia realmente non ha avuto grossi risultati, ma spera con Luna di portare quest'artista e riuscire a fare del bene. Più che altro ci siamo anche addentrati sul testo della canzone e riassumendolo poco, si parla della consapevolezza di aver creato la propria realtà e di possedere la forza per affrontare le sfide della vita, che andremo poi a ascoltare giustamente la canzone col testo e andremo a reagire con voi. Che dire, una persona molto determinata, Laura, in questa canzone la Polonia presenta appunto questa artista con tanta forza, quindi io mi aspetto adesso anche tanto dalla Polonia, no? Certo Davide, in più l'importanza di partecipare in questo magnifico evento, che è un evento che dove si uniscono tanti paesi dell'Europa. Certo, infatti è bellissimo, infatti noi amiamo sempre in questo periodo andare a reagire appunto all'Eurovision, perché andiamo ad esplorare tante canzoni di tante nazioni e ci lusinga, ci fa stare molto bene. Quindi io adesso andrei con la critica, diciamo così, e andremo a reagire a questa canzone Luna e vediamo queste aspettative se riusciranno giustamente a portarci qualche sentimento, qualche reazione. Okay, andiamo. Bello. Looking for a miracle, waiting for a sun to catch me. Gotta find a way back home, alone, alone, alone. Hoping for a star to fall, something I can make a wish on. Could it be that I'm the fool, but I'm Bella. Hours waiting.
Wow! The Tower! Bellissima! Ma che brava! Mamma mia, beautiful! Beautiful, beautiful ah, in tutto. Beautiful come bellezza della, di questa ragazza, molto bella realmente, ma soprattutto il video, la musica, la musicalità che lei parte giocando a scacchi, perché io credo che fa capire sempre che veramente la vita è come un gioco a scacchi, devi fare la giusta mossa nel momento giusto. E appunto come vedeva che la vita è un gioco a scacchi, poi c'era il ritornello che ti metteva una grinta, una voglia di ballare, una voglia di stare bene. Questa è un'altra canzone che riesce a trasmettere tanta forza. La prima volta che l'ascoltiamo, la prima volta che siamo qui a reagirla, a te ti ha emozionato, Laura. Quindi voglio dire, una canzone che riesce realmente a sfuggire dalla normalità delle normali canzoni e riuscire a essere quel top, quel qualcosa in più, quel qualcosa che ti dà in più a livello di emotività, a livello di emozioni, che avete visto anche nei nostri volti, ci è piaciuta tantissimo. Che dire, una canzone ben fatta, una canzone, un testo magnifico che fa capire quanto la vita bisogna affrontarla giorno dopo giorno, anche se ci sono delle cose che vanno male, insomma, però sempre positivi e andare avanti. Un bellissimo messaggio per i giovani, Laura. Oh, fantastico, la Polonia è stata, guarda, che bravissimi siete stati con questa selezione di quest'artista, che non lo so se sia troppo riconosciuta nel vostro paese, sì, però che adesso io voglio subito andare a cercarla e ascoltarla di più, perché a parte di quello, Davide, che bella, sì, che sì, bella, sì, faccia, che bella, sembrava come una porcellana, sì, una è tutta fantastica, vestita di nero, vestita di bianco, vestita di rosso, con tutta questa informazione che ci ha aiutato nel video, Davide, sì, la voce, la forza della canzone, la forza della femmina, della donna, tutta determinata. No, 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 Davide, io mi sono commossa tantissimo, certo. mi è piaciuto un sacco. Tanto. Mi è piaciuto tanto, Laura, ma del resto abbiamo cominciato adesso l'Eurovision per il 2024, abbiamo fatto poche canzoni ancora che potete vedere nel nostro canale, e questa di qua, bene, possiamo dire nella top 10 di sicuro, sì, per adesso. Giustamente è sempre una classifica provvisoria, perché vogliamo ascoltare tutte le canzoni, quindi vi invitiamo, cari amici, a rimanere sintonizzati nel nostro canale, quindi a iscrivervi e mettere, commentare, condividere il video e soprattutto attivare la campanella delle notifiche, che questo è molto importante, perché potete essere sempre presenti e far parte della nostra famiglia ed essere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo, perché realmente riusciamo a uscire fuori dall'Italia e arrivare in tanti paesi come la Polonia, ma come l'Australia, come il Sud America, dove siamo tanti conosciuti, in Russia ad esempio. E quindi, che dirvi, andate a iscrivervi e attivate la campanella, e di sicuro parleremo ancora di questa fantastica artista prima di maggio, quando ci saranno i momenti molto caldi, no? Quando ci saranno, la sfida si fa ancora più ricca e più bella, perché ancora abbiamo 2 mesi e mezzo di poter ascoltare, quasi 3 mesi, di ascoltare tutte le canzoni che saranno, che parteciperanno appunto all'Eurovision, e noi saremo pronti qui sempre nel nostro canale, saremo sempre sul pezzo, quindi saremo sempre pronti a spiegarvi e a darvi tutte le notizie sull'Eurovision. Grazie, Laura. Grazie, Davide. Ma ti è piaciuta tanto. Ma però, tanto, tanto. Voglio riascoltarla di adesso nuovo. La riascoltiamo di nuovo, perché ci è piaciuta davvero, sì, tanto. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Ci vediamo alla prossima puntata di un'altra reazione della nostra canzone. A presto, amici. Ciao a tutti. Ciao a tutti.